Io non so se questo sarà l'ultimo episodio di questa serie, però posso dirvi alcune missioni più, alcune missioni meno. Il gioco a me è piaciuto, è stato bello, è stato bello. Ci sono piccole migliorie che io avrei preferito ci fossero, per esempio una ruota anche per le pozioni, non solo appunto per le magie. Per esempio schiacci L1, ti dà la ruota delle pozioni rapide, non che devi mettere ogni volta selezioni questa, 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 questa. Sarebbe stato un po' meglio. Però, lo ripeto, a me il gioco è piaciuto. Andiamo verso il deposito finale, professore. Eccoci qui. Spero proprio che gli incantesimi che proteggono il castello funzionino anche per le incursioni dal basso. Temo di no, ma ti Esatto. assicuro che in futuro lo faranno. Duh. È Ci riuscito ad avvertire la penseremo. professoressa Weasley? Sì, speriamo che lei e gli altri arrivino presto. Sanno dove trovare la porta da cui siamo entrati noi. Perfetto. Anche se noi abbiamo dovuto fare il giro lungo. Oh, a quanto pare non esiste magia che possa fermare una trivella. Chiedo se ci sia anche Rarok. Andiamo. Sbrighiamoci. Se i suoi seguaci sono qui, lui non sarà troppo lontano. Allora Abbiamo dobbiamo affrontato di fermarlo. peggio, professore. Quello è vero, effettivamente. Non posso dire che sia stata un viaggio semplice il nostro. No, prof! Ma porca. Ecco fatto. Aspetta. Ecco fatto. Colpito. Bravo prof. Dobbiamo persistere. Sì. Rarok deve essere qui da qualche parte. Dobbiamo muoverci, altro Questa che. trivella ci impedisce di raggiungerlo. Dobbiamo spostarla. Ci penso io. Un momento. Ah! Tutto qui. Dobbiamo spostarla. Aspetta. Va bene. Grande prof. Due? Lo immaginavo. Allora, questo è. Addio! Non hai speranze contro me. Non prenderete ciò che non ti appartiene. Ma hanno ucciso. Ah, giusto, perché era collegato! Mi ero dimenticato di questa cosa. Ti ucciderò per Ecco qua. Guarda. Perfetto, due troll, un colpo solo. Fantastico. Aspetti, però. Chiedo scusa, devo prendere le caccole. Che schifo. Andiamo. Professore, quella parete, è lì il passaggio. Non è essere perspicaci. Vuol dire vedere tracce di magia. Cos'è? Sarà ormai prossimo a ritrovare il deposito. Mi sa che è arrivato Temo gli abbia altri ragione, professori, eh? professore. Non ci resta che continuare a cercare. Ah no, è sempre lui che grida per l'humos, scusami. Ascolta, ci sono altri goblin davanti. Asso! Incendio! Siete fatti della stessa Eccolo stupida lì. pasta, Bombarda! morite. Conflitto! Perfetto. Difendo! Ok. Ah, speravo. Conflitto! Ah, cacchio! Incendio! Preso! Oddio, è esploso quello! Dov'è, dov'è? Descendo! Contro l'intero esercito! E che palle! Levatevi! A me tutto troppo sempre! Descendo! Eccoti qua! Ancora, eh? Ecco fatto! Ancora qua. Ma porca. Madonna mia! Oh! Questo qua spammava, eh!
fortuna finora. Il problema non è ci tanto quello. Professori, da quella parte. Il problema è che sono tanti a questo giro. E quella è la verità. Wow, quanta gente, ragazzi. Andiamo, andiamo. Arrivano gli altri professori o no? Oh, finalmente. Avengers, assemble. Finalmente. Oh, lui sì, lui quello che mi piace. La Weasley e il preside? No? Solo prof? I goblin sono riusciti a superare le magie difensive del castello. Perché non hanno usato la magia, hanno usato una trivella. Se ne sbarazzeremo di un battibaleno. Porca troia, che colpo. Ce la farà. Piu piu. Madonna, che colpo la Weasley, grande. Lei pure è brava. Noi ci occupiamo del troll. Muoviamoci. È ora di muoversi. Siamo nel vivo dell'azione. Ora queste bestie vedranno chi comanda. Grande prof. Grazie. Oh oh oh. Aspetta. Perfetto. Colpiti tutti, tre in un colpo. Attenzione! No! Era il momento sbagliato per usarlo. Oh, siamo in tre allora. Ecco fatto. Dammi un secondo, pozione. E dov'è l'altra? Altra pozione. No, fermo. Porca miseria. Congelalo. Ecco fatto. La salvo io, prof. Ecco qua. Ecco qua. Sistemati. È ancora vivo? Ah, è ancora vivo. Com'è possibile? Ancora? Ma quanti sono? È stato molto divertente vederlo cadere così il troll. Chi mi ha salvato? A chi devo la mia vita? Ah, grande prof. Qualcuno salvi però la prof dagli altri goblin che stanno arrivando, eh. Ah, proprio perfetto, proprio della misura giusta giusta, eh. È solo ora che passiamo, quello lo fa cadere. 3, 2, 1. Ecco appunto. Lo sapevo. Lo sapevo. Era talmente ovvia e telefonata questa. Quelle statue, dobbiamo combatterle oppure no? Credo di no. Dai, non ci puoi mettere un'ultima prova così. Anche se sarebbero le ultime difese a questo posto. Ovvio. Tanto Ravrok non le ha dovute combattere, immagino, vero? Noi sì. E quando mai? Presto, la bacchetta! Ah, beh certo. Tenete, ho la chiave. L1R1? No, fa da solo, perfetto. Bello. Chiediamo scusa. Ti lasciamo passare. Figo. Ma certo che la magia antica come cosa è
over the top, cioè può fare mille cose in più che la magia normale non può addirittura fare, cioè è esagerata come cosa. Posso dire che meglio che non sia canonica. Eccolo lì, l'ultimo dei depositi. Eccolo qua. Per fortuna siamo qui prima di Ranrock. E Ranrock adesso arriva, quanto ci fai? Non riesco assolutamente a crederci. Il deposito giaceva sotto il castello da non so quanti secoli. Pensa a quanto dolore ha generato. Nonché le morti di Miriam, George, del tuo amico Lodgok e... George, poverino, non c'entrava assolutamente nulla a sto punto. Miriam riteneva che questa magia dimenticata potesse essere usata a fin di bene, ma ne ignorava i rischi. Lei non aveva visto ciò che i custodi e Isidora ti hanno mostrato. Eh già. Ora sei tu custode del potere che contiene. Che cosa pensi di farne? Bella domanda. Qua è scelta finale, quindi. Ovviamente la scelta giusta è tenerlo chiuso. Ha imparato tutto dai custodi e tutto il resto. Certo, aprirlo sarebbe interessante. Intendo tenerlo chiuso. Il mio piano è di mantenere il deposito così com'è. Io l'avrei aperto. Col cuore proprio, Stavo pensando. Cosa, professore? È da un anno che cerco di tenere tutti all'oscuro del nostro percorso, compresa la professoressa Weasley. Mi domando se sarebbe stato meglio dare a lei, come ad altri, maggiore fiducia e renderli partecipi prima. I custodi desideravano che il segreto rimanesse tale, per quanto lo terrai nascosto. Per tutta la vita? I custodi avevano ragione. Questa magia è troppo pericolosa. La responsabilità di tenerla al sicuro grava sulle mie spalle. Capisco, ma la responsabilità non è soltanto tua. Farò tutto il possibile per aiutarti. La ringrazio. È arrivato Ranrock, vero? Ovvio. L'arroganza della stirpe dei maghi. I goblin hanno costruito il deposito. Appartiene a noi. Certo. Basta, Ranrock. Non è mai stato vostro. Puoi riavere il contenitore, ma non il contenuto. Dimmici un po'. Ehi. La bacchetta di Miriam. Se solo mi avesse consegnato il contenitore, tutto questo si sarebbe evitato. Quindi sai come usarlo? Sciocca e presuntuosa. Credo che il professore morirà ora. Siete fatti della stessa pasta. Non capite quando è ora di arrenderci? Boia. L'ha distrutto? Minchia. Si è trasformato lui stesso nel drago. Non obbediscono a nessuno. Sono convinto al 100% che non posso usare Avada Kedavra contro di lui. No! Morto così? Schiacciato da un sasso? E niente, sconfiggi Ranrock. E allora calmi un attimo. Prima di tutto, pozione focalizzante. Sta assorbendo potere dal deposito. Abbiamo la bacchetta, tra l'altro. Merda. Ne sei sicuro? E la tua? Aspetta. Ho capito, fermo. Preso. Colpito. Ci provo, immaginavo, sai. Riprovaci se ci riesci.
svegliamoci. Fatto. Forse era meglio tenerli un paio, eh. Eccolo lì, un altro nucleo. Che colore sarà? Oh, già scomparso? Sei tu che non sei capace, mi spiace. Io ho combattuto battaglie ben peggiori di questa. Dai, provaci. Ho la schivata suprema, non mi puoi colpire. Dov'è l'altra? Eccola qui. Merda. Preso. Merda. Mancato, mi spiace. Aspetta, già che ci siamo. Esatto. Quindi, ok, ha cambiato di nuovo nucleo. Che colore sarà? Preso, e l'altro? Viola. Ok, uno è andato e... due. Ok, andata. In realtà sì, ti sto distruggendo. Dov'è? Dove dobbiamo andare? Ah, di qua, perfetto. E via, scontro finale. Non puoi scappare per sempre, Ragnarok. Non ci giurerei, sai? Qua Expelliarmus e qua Diffindo. Non hai via di scampo, Ragnarok. Dai, tira fuori gli altri nuclei. Allora, quello è giallo. Porca troia, troppo vicino. Quello è viola. E quello è rosso. No, come? Forse dovevo andare in ordine. Eccolo lì che si sta formando. Eccolo lì. Merda. Allora, aspetta. Ho sbagliato. Andiamo con Crucio. Vediamo se gli fa effetto. Perfetto. Allora, prima questa. Questa qui. Ed infine questa. Dove scappi? Dove scappi? Che ho tutte le pozioni possibili e immaginabili, bello. Quindi adesso combattiamo a terra, eh? Aspetta, aspetta, aspetta. Ehi, non vedo. Ah, perché è ripartita la stronzata. Allora aspetta. Allora, calmo. Ah! Dov'è l'altro? Eccolo. Troppo lontano. L'ultimo. Eccolo qui. No. Preso. Ancora uno. Ok, bello. L'ultimo, ecco qua. Ho sbagliato, volevo usare Crucio. Bomba. Confringo.
No! Preso! Ok. Bomba! Comprimo! Expelliamo! Difido! Mancato! Dai bello, lanciati! Forza Narrok, fai di meglio. Bomba, questa per il professor Fink. Porello. Sarebbe bello ucciderlo con un ultimo colpo di magia magica, di magia antica. Peccato non averne. Ho usato tutte le pozioni che avevo praticamente a fine gioco. No, dov'è? Preso. Ok, ne mancherà sicuramente una. Eccola lì. Oh, è andato finalmente. E addio Narrok. E con sé anche la magia. Eroe di Hogwarts. La bacchetta di Miriam è bella però, eh. Dai, usa la magia antica. Fai la cosa giusta. Sistema tutto ora. Ah, è ancora vivo. Devi contenerlo. Abbiamo praticamente creato un nuovo nucleo, immagino. Sta cercando di prendere possesso di noi? In modalità cattiva, sicuramente adesso l'avremmo assorbito. Nella scelta cattiva adesso l'avremmo incanalato tutto. Professore. Miriam. La bacchetta? Ecco appunto. Miriam. Ti avrebbe adorato, amico mio. Ne sono sicuro. Il mondo magico non potrebbe essere in mani più capaci. E addio al professore. Bel finale, carino, mi è piaciuto, davvero molto intenso. Combattimento un po' così, molto altalenante, però non mi è dispiaciuto. E anzi, ti dirò, a livello massimo di difficoltà, secondo me questa è una bella battaglia tosta. Onesto, forse più di tutte quelle che abbiamo affrontato nel gioco, fino ad ora. Funerali del professore? Il professore Eleazar Fig? È stato un professore amato da molti di voi e anche un collega di lunga data. Tutto qui grande quello che è da dire. Avventuriero e rinomato ricercatore, è diventato famoso affrontando l'ignoto, del tutto incurante della prudenza e della sicurezza, impartendoci così una lezione. Vabbè, lei non c'era però, eh.
Il suo amore per l'avventura era pari soltanto alla dedizione per Hogwarts. E all'amore? Beh, non c'era neanche quella dello sport, pari, effettivamente. Miriam, venuta a mancare troppo presto, anche lei. Wow. Incredibile. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. Era incredibilmente intelligente. Possedeva una mente curiosa e brillante. E era il più leale degli amici. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig. Ci troviamo qui? Beh, posso affermare che è solo grazie a lui se molti di noi e la stessa Hogwarts sono ancora qui oggi. Quelli che lo conoscevano bene sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare, affrontando con saggezza, equità, intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig. È un po' deludente che Black non abbia detto una parola decente. O che comunque non ci fosse neanche. Capisco quella di botanica e quella dello sport. Però almeno il preside, voglio dire. Silente sarebbe apparso e avrebbe combattuto fino alla fine. Non riesco a credere che Fig sia morto. Non lo conoscevo bene quanto te, ma so che era una brava persona. È bello che la Weasley abbia reso onore a Fig in quel modo. Non lo dimenticheremo. Io vorrei avessimo potuto fare lo stesso per mio zio. Chissà se Anne accetterà di incontrarmi. Sebastian, te lo auguro. Non posso neanche immaginare cosa stiate passando tu e Anne. Spero che si farà viva presto. Lo spero anch'io. Ti farò sapere. C'è una cosa che devi sapere, Sebastian. A proposito di Victor Rookwood. Giravoce che vi siate affrontati fuori dal negozio di Ollivander. Sarà stato un bello scontro per te. È vero. Grazie alla tua magia, ma ho vinto. Non è di questo che volevo parlarti. Subito prima di attaccare, Rookwood ha detto qualcosa. Le stesse parole che Anne ha sentito prima di essere maledetta. I bambini devono essere visti e non uditi. No, aspetta. Che vuoi dire? Che è stato non lui? Non è stato uno dei seguaci di Ranrock a maledire Anne. È stato Rookwood. È lui il responsabile. Non è possibile. Sono stati i seguaci di Ranrock, sicuramente. La notte in cui è stata maledetta, Anne non ha visto che Goblin. Quando Rookwood si è alleato con Ranrock... Non me lo ricordavo, onesto. ...ha iniziato a far gola a entrambi. È per questo che Rookwood era lì la sera in cui Anne è stata maledetta. Stava lavorando con Ranrock. Quando ha visto tua sorella, lui... Beh, non voleva che la cosa si sapesse. E l'ha maledetta. Da allora non è più stata la stessa. Che crudeltà. Rookwood ha avuto ciò che meritava. Grazie per avermelo detto. Non è stato un goblin. Ti devo delle scuse. Non tutti i goblin per sono tutto cattivi. Per questo tempo ho visto i goblin come il nemico. Ma non era così semplice. Già, mi spiace. Faustus ha detto di aver parlato con Anne. Chissà se accetterà di rivedermi. Ti mando un messaggio appena avrò notizie. Onesto, sono contento che non l'abbia mandato ad Azkaban, perché alla fine non avremmo mai potuto dirgli la verità. E ammetto che questa cosa dei bambini sentiti ma non uditi non me la ricordavo, non me la ricordavo. Ah, ed è primavera, incredibile. Ah, quello è un nido di chissà quale animale magico. Stavo dicendo, che cacchio è quello sull'albero? Ottimo, è come se nulla mai fosse successo e a parte il mio vestito, rieccoci di nuovo qui. Congratulazioni, hai completato la storia di Hogwarts Legacy e raggiunto la fine dell'anno scolastico. Poiché i gufo sono alle porte, questo è il momento opportuno per verificare i tuoi progressi nella guida pratica. Esplora il mondo, porta a termine le missioni secondarie degli amici rimasti e completa la guida pratica come meglio credi.
all'ombra della rivelazione. Ecco dov'era la missione che c'era rimasta in sospeso, quindi. Era quella ancora di Sebastian. Il che vuol dire che le ultime 4 missioni sono proprio le ultime 4 missioni che ci mancano. E con questo avremo completato tutte le missioni del gioco. Però non è ancora finita. Mancano i gufo. Oh no, l'esame finale. Mi faranno qualche applauso adesso che usciamo? Ho ripensato a quello che mi hai detto nella sala grande e vorrei parlarti. Raggiungimi nel sotterraneo appena puoi. Ok, parla con la professoressa Weasley, lo sguardo attento della Weasley. All'ombra dell'amicizia. Credo che sarà l'ultima volta che entreremo qui, letteralmente. Non avremo più motivo di entrare, secondo me, dopo. Sebastian, sei qui? Il dipinto non è cambiato di una virgola. Sono felice che tu sia qui. Sono felice che tu non sia ad Azkaban. Sebastian, ho ricevuto il tuo gufo. Che cos'è successo? In Faustus ha riferito ad Anne ciò che è successo con lo zio Solomon. Lei pensa che dovrei pagare per le mie azioni, però non vuole denunciarmi. Ha detto che il senso di colpa sarà una punizione sufficiente. Già. Mi dispiace tanto, ma sono felice di sapere che almeno puoi provare a voltare pagina. Il fatto è che credo di aver perso per sempre mia sorella, la mia gemella. Non vuole più neanche vedermi. Non posso biasimarla. E capirei se anche voi voleste voltarmi le spalle. Avevate riposto la vostra fiducia in me e io vi ho delusi. Ehi, sei un serpe verde. No, si scherza. Potrebbe non perdonarti mai. Lo so, è brutto da dirlo. Però... Sebastian, temo che Anne potrebbe non essere mai capace di perdonarti. In ogni caso, ora almeno hai la possibilità di cambiare. E di questo sono felice. Tuttavia, spero ancora che col tempo Anne possa capire come sono andate le cose e perdonarti. Te lo auguro, assolutamente. So che il passato non si cancella. Ma proverò ogni giorno a porvi rimedio. Sono in debito con te e in Faustus per essere rimasti al mio fianco. Beh, non è stato facile. Ma credo in te, Sebastian. Esatto. Fin da quel primo voler credere in una seconda possibilità. Contro le arti oscure. Sembra passata un'eternità. È vero. Ti ringrazio. Non so cosa accadrà, ma sono felice di averti come amico. Sono felice che tu non sia in prigione. Sono felice che tu sia a Hogwarts. Affari di famiglia. All'ombra dell'amicizia. Saliamo di livello. Mancherà un ciccinino proprio piccolo piccolo. Chissà se però denunciandolo hai un trofeo diverso. Professoressa, buongiorno. Professoressa Weasley, voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare da... So Immagino. Che ci tenevi molto al professor Fig. Già. Hogwarts non sarà la stessa senza di lui. Concordo. Ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo. So che riposerà in pace, sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai avuto un anno pieno, fuori e dentro Hogwarts. Eh già. Ho sentito molte voci su di te, che hai cavalcato un Grappon, fatto amicizia con un goblin, salvato degli ippogrifi. Ho fatto tante cose. E che sei perfino entrato nelle grazie della caccia dei senza testa. Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. È vero. Sono contenta che tu abbia trovato un'amica nella signorina Sweeting. È bello vederla socializzare di più. Ultimamente ci sono stati chiari avvistamenti di bolcini nell'area. Se si dà retta ai centauri, ci sono dietro due studenti di Hogwarts. Chissà chi sono. Non so proprio di che cosa... Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. Parliamo invece della tua guida pratica. Di Natti non dice nulla, posso neanche vederla? Di Sebastian. Certo. Dice nulla? Beh, è quasi completa al 100% proprio. Manca letteralmente pochissimo. Che cosa ne pensa, professoressa? Ti sei dato da fare quest'anno. Boia. Pare tu abbia completato gran parte della guida pratica. Tuttavia, ti mancano ancora alcuni punti. Fortunatamente hai ancora tempo per prepararti per i gufo. Ah. Sappi che ho avuto un presentimento su di te dal primo momento in cui sei arrivato di corsa, in ritardo, allo spostamento. Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione. E pensare che sei qui con noi da solo un anno e neanche. Stai già affrontando i gufo. I tuoi progressi sono stupefacenti. Neanche un anno. Grazie, professoressa, per tutto. Il piacere è mio, davvero. Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi.
Quindi devo completarla al 100% se voglio fare il gufo? Scusi, non volevo. Scusami. Devo fare tutta la guida? La coppa delle case, oh cazzo. Allora, non è impossibile farlo, sia chiaro. Il problema è che devo salvare 30 animali. Potenziare l'equipaggiamento non è un problema. Farli accoppiare men che meno. Il vero problema è andare a cercare tutte le pagine a Hogsmeade e nelle Highlands. Ok, però per fortuna non mi chiede il 100%. Cioè, a Hogwarts me ne ha chieste quante, scusami. Una cinquantina, e a Hogwarts ce ne sono ancora. Si può fare, possiamo farcela. No, madonna mia, questi ci mancano. Mamma mia. Le palloncini va bene. Le cose di atterraggio, ok. Le prove di Merlino, porca miseria. L'astronomia è facile. I segreti di Hogwarts, sono segreti, bisogna trovarli, fantastico. Le missioni, come ho detto, ce ne mancano letteralmente 4. E in combattimento che cosa ci manca? 3 nemici famigelati e altri 5 troll. 42 imprese di duello. Ah!